Allora, La Mummia. La Mummia è uscito il secondo trailer. È il secondo, sì, sì. È il secondo trailer, sì, sì, sì. Allora, cose positive da dire, c'è Tom Cruise che a me piace. Io sono un po' preoccupato per Tom Cruise, perché di solito lui quando c'è un è su un aereo in picchiata che sta per sfracellare, tipo o vola o si mette un paracadute, qui proprio invece si sfracella. Sì, muore, poi lo resuscitano a quanto pare, l'hanno già svelato nel trailer. Mi turba un po' questa cosa, perché no, però spieghiamo bene, insomma, questa è la Universal, quella casa, insomma, di che detiene l'immaginario di tutti i grandi mostri, dell'horror, Frankenstein, ma... La Mummia, il mostro della palude, credo anche Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Uomo Lupo, tutti i grandi mostri della tradizione classica. Sì, li hanno sempre prodotti loro fin dagli anni 30, della Mummia per esempio negli anni 30 ne hanno fatti tipo 6, 7, 8, 8 film, una cosa incredibile. Mi è venuta in mente un'idea incredibile, una cosa che non ha ancora fatto nessuno. Vogliono prenderli tutti e metterli tutti nello stesso universo cinematico, un'idea incredibile! Allora, come gli sarà venuto in mente? Allora, questo può anche essere figo, ma quello che mi preoccupa, insomma, da questo trailer qua si vede che è un action movie quasi come, insomma, il supereroe movie a cui tu fai riferimento. Hanno preso gli Avengers e li hanno sostituiti con i mostri. È un po' così, è un po' così. Che non è che non abbiano già provato a fare questi reboot dei mostri, perché c'è stato Dracula pochi anni fa, c'è stato Wolfman, quello con Benicio del Toro, Frankenstein, Kenneth Branagh, e poi Frankenstein se l'è preso anche la Fox per un po', ti ricordi? Ha fatto Victor Frankenstein. Sì, beh, ma non è che questi sono diciamo esenti da diritti d'autore, perché sono letteratura ormai, quindi sono proprio libere, ognuno ne fa qualche vuole. Da Universal però ha nel suo background il fatto che li aveva prodotti tutti. Quello che stupisce un po', insomma, che fino ad ora chi aveva provato a proporli su grande schermo li aveva sempre proposti in salsa horror, che è un po' quello da dove sono nati, ecco. Questa è invece un salsa barbecue, diciamo. Penso il Wolfman di Benicio del Toro era un remake proprio di quello degli anni, non mi ricordo, 40 credo, quello ancora in bianco e nero. Diciamoci la verità, questa mummia potrebbe essere qualsiasi cosa, l'hanno chiamato la mummia, ma potevano chiamarlo anche Fast and Furious. No, adesso vediamo. Banalizzare, hanno preso la mummia, l'hanno portata in un contesto urbano, perché ci troviamo a Londra, l'hanno fatta diventare una donna, così si innamora di Tom Cruise, come biasimarla d'altra parte, e quindi l'hanno da un po' gli hanno tolto un po' di carattere, l'hanno un po' spersonalizzata, dall'altro è sicuramente più contemporanea. Beh, insomma, come biasimarla, un po' bolso Tom Cruise, però se no, sono Tom i suoi Cruise, gusti. Comunque, io la mummia in versione femminile l'apprezzo e secondo me è una bella scommessa questo nuovo taglio, vedremo. Tatuata. Fateci sapere che ne pensate. Tatuata.